Come sempre, un caro saluto di benvenuto alle telespettatrici e telespettatori del Consorzio Teleambiente, canale 78 del Digitale Terrestre, Roma, Lazio ed Umbria. E naturalmente ci potete seguire sempre su www.teleambiente.it, Instagram, Facebook, Twitter e Gianluca YouTube. Perché queste, come tutte le trasmissioni di Teleambiente, hanno una loro valenza, un loro spirito. E questa è una trasmissione importante, perché abbiamo il piacere di avere in studio il professor Paolo Berdini, urbanista e saggista, per presentare la sua ultima fatica, appunto il suo ultimo saggio, Lo stadio degli inganni. La storia del più grande scandalo urbanistico della Roma contemporanea. Comunità concrete per le edizioni di Derive e Approdi. 171 pagine. Una premessa. Il professor Berdini ha scritto 7 capitoli, ma qui sono 7 atti shakespeariani, un appendice con il parere pro veritate del grande, che non c'è più, lo salutiamo con affetto, Ferdinando Imposimato, e poi tutte le iniziative delle associazioni che hanno collaborato alla difesa di Roma e del suo territorio. Prima che mi dimentico, sono rimasto molto colpito, ma non poteva che essere così, l'immagine che il professor Paolo Berdini, tra i tanti amici, ha ricordato Bruno Ceccarelli, un grande amico di Teleambiente e di Bruno De Vita, fondatore di Teleambiente. Professor Paolo Berdini, ed allora entriamo subito nel merito. Perché questo saggio è un saggio importante? Scorreranno poi i titoli durante la trasmissione che Gianluca penserà a mandare in onda, perché uno sarà questi, mentre Roma sprofonda nel degrado, l'altro, una sindaca contro lo stadio, le prime partite si giocano a Rebibbia San Vittore e poi ci sarà questa riflessione del professor Paolo Berdini su Marco Travaglio che trionfa nel torneo di Tor di Balle. Per ritornare a un tema chiaro che poi racchiude tutta la filosofia del professor Paolo Berdini, ritornare all'urbanistica pubblica, mentre sul Corriere della Sera si parla che dobbiamo dare tutto ai privati. Professore, a lei la parola. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Dunque, che cosa mi ha spinto a scrivere il libro? Al fatto che dietro la retorica della costruzione dello stadio della Roma e Totti e il fatto che la Roma potrà giocare per lo scudetto, per la Champions, si è nascosto davvero in maniera straordinariamente efficace un grande imbroglio per questa povera città. Allora, io comincio dal primo, quello che mi sembra il più violento, a cui dedico un capitolo, come avete accennato. La sindaca Raggi, negli ultimi 15 giorni, tra il primo e il secondo turno delle elezioni del 2016, stravince la competizione elettorale contro il candidato del Partito Democratico, che invece è a favore dello stadio. La sindaca invece è radicalmente contro la costruzione dello stadio a Tor di Valle. Faccio sempre presente che i quattro consiglieri d'opposizione della Giunta Marino dei 5 Stelle addirittura portarono le carte in tribunale, quindi loro erano radicalmente contrari allo stadio di Tor di Valle e mi sembra che l'opinione pubblica li abbia premiati per questo, cioè loro vincono lo scontro elettorale contro il PD e vengono appunto nominati sindaco, il sindaco nomina la giunta e mi chiede di entrare nella giunta. Perché me lo chiede? Perché io nei 3 anni in cui loro hanno fatto opposizione alla giunta Marino
gli ho dato dei consigli per il mio mestiere di urbanista su come appunto orientarsi nella critica allo stadio. E allora nel giro di 9 mesi in cui ho fatto l'assessore c'è uno incredibile mutamento di specie, perché da radicalmente contraria la sindaca Raggi diventa una passe d'aran della realizzazione dello stadio. Ricorderete tutti lo slogan "uno stadio fatto bene" e "lo stadio è una cosa buona per Roma". Ecco, allora indagare su questo repentino cambio di orizzonte dal consenso al cambiamento appunto di 180 gradi è un fatto importante, perché non si può scherzare con l'opinione pubblica, non si possono prendere voti per una politica e poi fare la politica esattamente opposta. Questa è la vecchia politica che i 5 Stelle hanno combattuto violentemente e a cui ovviamente hanno avuto grandi risultati. Allora, aver tradito questa dice molto sull'involuzione del Movimento 5 Stelle, sul fatto che delle loro difficoltà a trovare una bussola in questo momento molto difficile per il nostro paese. Ricordiamo che stiamo parlando di questo saggio del professor Paolo Berdini, Lo stadio degli inganni. Ce lo siamo detto off record, ma lo ripeto adesso. Professor Paolo Berdini, lei è stato chiamato dalla sindaca Raggi a ricoprire un ruolo strategico all'interno del Campidoglio, del Comune di Roma e di Roma Metropolitana, quello dell'urbanistica, quando già si sapeva che i precedenti sindaci Alemanno e Marino avevano dato il loro assenso affinché si desse il via a questo stadio astronave della Roma in una zona del comune di Roma soggetta a naturalmente allagamenti dovuti dal Tevere, perché è sotto il Tevere. Ma la domanda che faccio io: quando lei si è presentato in consiglio comunale, quanti consiglieri comunali di maggioranza e opposizione avevano letto su Wikipedia chi era o chi fosse Paolo Berdini, la sua storia? Perché quello che ha un po' stupito tutti, un antico comunista dentro un consiglio comunale dove c'era di tutto e di più. No. Ricordiamo anche che i vecchi leader del PC, PD, SDS sono sempre stati contro di lui, gli fecero togliere la collaborazione al Corriere della Sera, ma è meglio per Berdini non scrivere più sul Corriere della Sera. Prego. Dunque, no, io parlai solo con i 29 consiglieri di maggioranza, ovviamente che mi conoscevano bene, perché forse non avvezzi alla lettura dei libri come appunto il direttore di Dell'Ambiente, sono però molto più avvezzi a vedere spezzoni di interviste o spezzoni di denunce. Ecco, allora tutti i 29 consiglieri mi conoscevano perché avevano imparato a memoria la famosa puntata di Report del mio grande amico Paolo Mondani, che parlava dei re di Roma. Quindi loro avevano un punto di riferimento perché ero stata una persona, secondo loro, coraggiosa che aveva denunciato le speculazioni e gli abusi. Ovviamente, quando però si è trattato del loro turno, mi hanno un po' lasciato solo, come diceva Gassman in un film molto famoso. Cioè, dovevano avere la stessa coerenza che ho avuto io. Cioè, se uno è contrario alle speculazioni, lo è chiunque sia l'attore della speculazione, non è che se è un suo amico chiude gli occhi. Io non sono abituato a chiudere gli occhi e dunque è finita la collaborazione con i 5 Stelle. Professor Paolo Berdini, facciamo un salto nel passato e poi entriamo dentro al discorso che lei spiega molto bene in questo saggio, che ripeto sono 7 atti, non 7 capitoli da leggere tutto, che ha avuto il coraggio di scriverlo e penso che lo abbia scritto durante le nottate nel quale ha pensato quanto Roma ha perso a non aver dato ascolto a me.
Lei ricorda, e poi la regia metterà la bella in pagina, del messaggero dei tempi di Emiliani e Pietro Calabrese, quando difesero Cederna, mentre, ahimè, gli ultimi direttori del messaggero attaccarono il cedernismo in Roma. Lo spieghi alle telespettatori, ai giovani che vivono nella rete, ma non devono cadere nella rete. Magari fosse stato solo un attacco al cedernismo. La cosa grave è che Cederna, maestro dell'invettiva radicale civile, cioè maestro di un modo davvero di sentire l'impegno civile che va dietro una città, è stato accomunato a Sbardella. Sbardella, lo dico per i giovani, è stato uno dei pilastri della Democrazia Cristiana andreottiana a Roma. Ecco, allora uno può anche criticare Cederna. Meno male che in questo paese c'è la libertà di opinione, la libertà di stampa. Certo, mi sembra davvero di cattivo gusto che un direttore di un giornale attacchi Cederna rendendolo identico a una persona che ha fatto il mestiere opposto di quello di Antonio Cederna, cioè si mette sullo stesso piano l'invettiva civile con la gestione del potere di dubbia efficacia dal punto di vista degli interessi della città. Questo davvero è un fatto imperdonabile, però appunto dobbiamo ragionare tutti sul fatto che prima il messaggero era diretto da un uomo straordinario come Vittorio Emiliani e oggi forse non è più compatibile Vittorio Emiliani con una visione libera, no, dell'opinione e del dibattito delle idee. Questo mi sembra un vulnus che abbiamo di fronte al prossimo futuro. Pagina 21. C'è un'altra Roma, dunque quella incarnata da Emiliani e da tanti altri come lui. Di tutte quelle persone che, per dirla con Luigi Di Liegro, non accettano la regola del silenzio d'oro. Grande personaggio Di Liegro, come eccola qua, la regia è stupenda. Il professor Paolo Berdini gli ha dedicato anche un libro molto bello, Esclusione e comunità, dedicato a Don Luigi Di Liegro, perché naturalmente non bisogna consumare suolo, ma recuperare e, come poi vi dirà il professore, dare un'abitazione a tutti e non creare grattacieli vuoti, e poi ci parlerà anche dei grattacieli di Roma e di Milano. Prego, Di Liegro, con un saluto. La cosa straordinaria di Don Luigi, che in tempi veramente antichissimi, io lo so che ho di fronte operatori e giovani giornalisti che non raggiungono i 30 anni, ebbene nel 1990, cioè in piena retorica dei mondiali di calcio, perché Roma era diventata un punto di riferimento del network internazionale, Don Luigi Di Liegro, che era il presidente della Caritas romana, fece un manifesto in cui metteva insieme i mondiali di calcio, quindi il lusso sfrenato, cioè l'effimero, con la condizione di vita di chi non ha casa. Pensate, io ho sempre pensato che coraggio da leone poteva avere un uomo mite come Don Luigi a fare un manifesto affisso sui muri di Roma. Ecco, questo è il coraggio dell'uomo, un uomo che ha sempre guardato la vita dalla parte degli occhi degli ultimi, cioè di coloro che non hanno appunto un tetto sulla testa, di coloro che sono trattati in maniera indegna. Cito altri due passaggi della vita meravigliosa di quest'uomo, ma forse fanno parte, no, del suo grande livello. Lui era scandalizzato nell'aver costruito un campo rom che sta sotto il livello dell'aeroporto di Ciampino, e quindi diceva con una veramente una disperazione umana che non era tollerabile che dei ragazzini vivessero in una zona che appunto respirava i gas di scarico dei jet che si alzavano da Fiumicino. Oppure un'altra piccola vicenda,
Lui ogni domenica andava nella sua parrocchia, non fu mai nominato parroco, pensate un po' che sta verso Acilia. Ebbene, lui cambiava ogni domenica una famiglia a turno aveva l'onore di mangiare con Don Luigi e lui tutte le domeniche andava nella sua parrocchia, pur vivendo nel centro di Roma ed essendo amico veramente molto intimo del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Questo è l'uomo, un uomo che si è schierato nella vita dalla parte degli ultimi. E questo sarà contento il nipote Alessandro Di Liego, collaboratore del telegiornale che cura il telegiornale di Telambiente. Rimango su questo tema, pagina 22, pagina 23, per far capire la storia, il percorso umano, politico e sociale del professor Paolo Verdini. Sono 20 anni che il tema delle periferie è scomparso dall'agenda politica cittadino. All'inizio ci ha pensato il concetto esoterico di modello Roma di Walter Veltroni, e qui la regia manda quel bel libro, Modello Roma, l'ambigua modernità, dove nel 2007 il professor Paolo Verdini scrive Una città senza regole. Ecco, io credo che anche i sindaci precedenti, poi naturalmente Alemanno e Marino sono stati i peggiori di questa fase, ma Rutelli e Veltroni forse avrebbero potuto fare di più per Roma Capitale. Prego. Credo anch'io che avrebbero potuto fare di più, ma lì c'è stata l'ubriacatura economicista della sinistra, visto che stiamo ragionando in tempi, no, di centenario della formazione Esatto. di un partito che ha dato molto, no, nella costruzione anche di cultura, delle persone. Che cosa è avvenuto nei 13 anni in cui hanno governato sindaci? Il primo sicuramente bravissimo come appunto Rutelli e poi Veltroni, è che siccome il mattone girava, ricordo a tutti che la crisi del mattone negli Stati Uniti scoppia proprio nel 2008, quando viene approvato il piano regolatore di Roma che regala alla città 80 milioni di metri cubi di cemento, una città che non cresce più dal punto di vista demografico. Perché è stato fatto quel piano? Evidentemente perché la sinistra si era convinta che era soltanto il mattone lo strumento che poteva rimettere in moto l'economia della città. In realtà, come abbiamo visto, è bastata l'esplosione di una crisi economica e finanziaria che è iniziata nel 2008 e di cui ancora sopportiamo le conseguenze per mandare all'aria questo ragionamento, appunto, come dico nel libro, esoterico. Bisogna fare i conti con una città che chiede lavoro, bisogna fare i conti con giovani che cercano l'affermazione delle proprie conoscenze, dei propri studi, che non sono quelli di costruire case, ma sono quelli di costruire un futuro per chi ha avuto la possibilità di studiare, quindi fare piccole imprese innovative, di fare sperimentazione, di costruire quello che viene spesso detto, no? L'industria 4.0. Che cos'è 4.0? È l'ingresso della tecnologia nel nostro modo di concepire la produzione. E noi siamo fermi ancora alla speculazione immobiliare, cioè alla costruzione, torniamo allo stadio, di 1 milione di metri cubi, che è una dimensione gigantesca, perché così camuffiamo la costruzione di uno stadio. Lo stadio in ogni città del nord Europa si costruisce, punto e basta, non è che ti do il regalo del 1 milione di metri cubi. Evidentemente Roma sconta un ritardo culturale che ancora non fa in tempo a distruggere per sempre e aprirsi alla modernità. Questo è un elemento, credo, che del dibattito dei prossimi mesi. E allora rimaniamo su questo capitolo perché quando ho letto a pagina 23 il ricordo della moglie del sindaco Luigi Petroselli che disse sono eri del professore, ma questo facciamolo capire ai giovani, ai colti, agli inclini e soprattutto alle nuove generazioni. Ho finito di pagare dopo 30 anni il mutuo della casa acceso
dal sindaco più amato di Roma. E in quella stessa pagina mi è venuto, come si dice, il groppo alla gola, perché il professor Paolo Berdini ha ricordato Don Sardelli, che abbiamo avuto il piacere di avere più volte nella mitica Telambiente, la scuola 725. Ma, caro Gianluca, se mandi la copertina del libro di Aldo Natoli, Un comunista senza partito, perché questo maestro disse, e fu anche tacciato da Togliatti, che noi non ci nascondiamo nulla, quando lui diceva: state attenti che qui Roma diventerà una tragedia di città con la rendita fondiaria e la speculazione che poi si è manifestata con tutti i palazzinari. Tre brevi riflessioni su queste, perché poi passiamo al tuo maestro Italo Insolere e poi entriamo dentro le vicende appunto dello stadio. Prego. Che dire, la cronaca di questi ultimi anni hanno parlato spesso di amministratori pubblici insomma importanti che sono stati pizzicati con case fuori dal normale per aver avuto dei prestiti da amici facoltosi. Ebbene, il sindaco comunista più amato della città di Roma, Luigi Petroselli, si è comprato casa a Colli Albani, cioè una delle zone più popolari di Roma, si è comprato casa con un mutuo trentennale. Questo è il rigore dell'uomo pubblico, che non sta col cappello in mano di fronte al potente di turno. Scusate se introduco un pezzo del libro, cioè un pezzo della clamoroso fallimento dei 5 Stelle, ma insomma loro si fidano di una persona che per comprare casa riceve da uno dei più importanti costruttori di Roma, Sergio Scarpellini, che è morto, riceve una cifra enorme, più di 200.000 euro, che questa persona restituisce. Vedete la differenza? Cioè, io non c'ho bisogno di andare col cappello in mano di fronte al costruttore, io faccio un mutuo perché sono una persona che pensa al bene comune e so benissimo che a Roma c'è gente che non abita neppure nelle case normali di appunto del Tuscolano, ma non ha casa oppure sta in occupazioni. Questo è il primo dei tre grandi personaggi. Aldo Natoli, secondo me, è stato l'uomo politico che più degli altri ha incarnato davvero la serietà del costume, dello studiare, diciamo, la società e di capire qual era il ruolo di un grande partito come il Partito Comunista. Non per nulla in questi giorni è uscito un libro su Maria Michetti, grande amica di Natoli, guarda caso, anche lei marginata dal Partito Comunista, perché si era battuta anche lei fino in fondo contro la speculazione fondiaria che avrebbe portato, come dice lucidamente Natoli, le frasi citate dal direttore Vecchio, che avrebbe massacrato Roma. Ecco, Roma è massacrata, è una città che ha 13 miliardi e mezzo di deficit proprio per la famelica speculazione. Se avessimo dato retta a Natoli piuttosto che alle sirene della modernità e del mattone selvaggio, compreso lo stadio della Roma, forse avremmo una città migliore e più vivibile. Don Sardelli, che poi passiamo agli orrori dell'urbanistica contrattata. Don Sardelli è l'altro punto di riferimento insieme a Don Luigi della mia diciamo cultura. Don Roberto c'ha una storia incredibile, nel senso che lui va da giovanissimo, siamo negli anni 60, appena ordinato prete, lo mandano in una parrocchia, dalle cui finestre, lo dice lui nei molti libri che fa, vede un borghetto di baracche all'Acquedotto Felice, quindi siamo sempre nel Tuscolano. E beh, Don Roberto scende dalla sua stanza ovattata e tranquilla e va a vivere in baracca, dove fonda questa scuola appunto che prende il nome dal numero civico della baracca, perché si erano dati dei numeri civici i baraccati, e che diventa famosa in tutta Italia. Insomma, lui segue l'esempio preclaro, insomma, la grande esperienza di Don Milani. E Don Roberto
tre anni fa, lui è morto ormai da due anni, ma tre anni fa ha avuto l'onore di avere una laurea honoris causa da parte della terza università, cioè un uomo che nel campo educativo ha tracciato un sentiero luminoso, un uomo dal rigore morale indistruttibile. Ricordiamo sempre per le telespettatrici e telespettatori del Consorzio dell'Ambiente, canale 78 del Digitale Terrestre, Roma, Lazio ed Umbria, naturalmente poi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WWT l'Ambiente, che stiamo parlando e abbiamo il piacere di avere in studio il professor Paolo Berdini, che sta illustrando il suo ultimo saggio, Lo stadio degli inganni, storia del più grande scandalo urbanistico della Roma contemporanea, edizioni Derive e Approdi. Pagina 27, professor Paolo Berdini, gli errori dell'urbanistica contrattata, e vi ricordo di comprare questo libro, perché a pagina 43, nonostante tutto quello che si dice, il professor Berdini vi dice quello che segue l'elenco di tutte le convenzioni ancora non realizzate a favore del pubblico: area di Piazza dei Negavatori, terrazze del Presidente ad Acilia, edificazione di via Flaminia Due Ponti, area ex Tefra in via Appia, centro commerciale Appio, area ex deposito ATAC di via Lorenzo il Magnifico, mercato pubblico di Casal Bertone, parco di Tommarancia, i casali di Borghetto San Carlo. Ed allora, che è accaduto, professor Berdini, che la sindaca Raggi era contro lo stadio e poi a un certo punto invece diventa favorevole allo stadio e irrompe nella scena un certo avvocato Lanzalone? Qui ci sarebbe da indagare dal punto di vista antropologico, se posso dire, non basta un sociologo per capire perché c'è stato questo cambio di rotta. Chi aiuta l'assessore Berdini nella battaglia contro lo stadio è, l'avete fatto vedere, lo straordinario Ferdinando Imposimato, che mi cerca, avendo letto una mia intervista contro lo stadio, ne è felice, e mi dice perché non ci vediamo e ne parliamo. Ne parliamo così a fondo che Ferdinando scrive un parere pro veritate che io ho messo in appendice al mio libro, perché è un trattato anche qua di rigore morale insieme a competenza giuridica. Cioè Ferdinando dice che bisogna revocare l'interesse pubblico, non c'è interesse pubblico a fare lo stadio. Siamo nel gennaio del 2017. Improvvisamente compare sulla scena della giunta municipale di Roma, chiamato dal sindaco Raggi, poi nel libro dico pure che tutti diranno che non l'hanno chiamato loro, quindi evidentemente Lanzalone viene a Roma perché così, come un immigrato, va a bussare alla porta del Campidoglio, evidentemente sarà questa la storia, vogliono crederci così scemi da pensare questo. Viene chiamato l'avvocato Lanzalone, che prende il posto del grande magistrato Ferdinando Imposimato, con la differenza che Ferdinando Imposimato non chiedeva nulla, metteva a disposizione dell'amministrazione pubblica la sua competenza di 50 anni di vita in magistratura. Luca Lanzalone è stato arrestato e andato in galera, mi sembra una differenza abbastanza netta. Allora chi ha trovato i voti, chi ha avuto consenso per diventare sindaco di Roma e per diventare appunto 5 anni di governo della città, insomma, dovrà spiegare com'è possibile che uno sceglie, a posto di rigorosissimo Ferdinando Imposimato, sceglie un avvocato come Luca Lanzalone. Se riusciranno a spiegare questo fatto, avranno dato un contributo, no, alla ricostruzione della Però vicenda. C'è un passaggio, professor Paolo Berdini. Comperate questo libro, a pagina 143 c'è proprio l'allegato, una lezione civile giuridica, il parere pro veritate per l'annullamento del pubblico interesse di Ferdinando Imposimato. Ma un passo indietro, perché poi tutti, come diceva, come ci ha lasciato Umberto Eco,
parlano senza leggere, ma Ferdinando Imposimato, altra colonna della storica Teleambiente che abbiamo avuto il piacere di avere in studio più volte, era stato indicato dai 5 Stelle come candidato presidente della Repubblica. Lei ci deve spiegare, dall'alto dei suoi 5 anni di attività politica, come è possibile che venga messa da parte Imposimato e dato spazio a Lanzalone. Perché, e questa voglio dire, eravamo tutti felici della candidatura del Ferdinando Imposimato a Presidente della Repubblica, e tu poi hai questo personaggio e lo scarichi per personaggetti? Qual è la storia? La vicenda di Luca Lanzalone, consulente al posto di Imposimato, è il grande mistero che io ancora non sono riuscito a dirimere. Perché dico questo? Perché Ferdinando Imposimato era stato candidato appunto alle elezioni della Presidenza della Repubblica, un uomo specchiato, un uomo che ha condotto tra le più grandi inchieste, i più grandi scandali che hanno appunto punteggiato la vita del nostro paese, e viene scelto dai 5 Stelle per fare il Presidente della Repubblica. Quindi è chiaro che ne hanno una stima infinita. Ebbene, il consulente Imposimato, che svolge il suo ruolo contro lo stadio in maniera assolutamente gratuita, in maniera assolutamente civica, viene messo da parte per mettere come consulente un uomo come Luca Lanzalone, che dopo 2 anni viene arrestato nello scandalo dello stadio della Roma. Allora la sindaca Raggi e l'attuale ministro Bonafede, ministro della giustizia del governo Conte 1 e del governo Conte 2, dovrà dire per quale motivo condivideva completamente l'analisi del grande magistrato Imposimato, che metteva in luce per quale motivo bisognava dire no alla speculazione dello stadio, e poi però, dopo aver condiviso l'analisi, dice però non sono d'accordo sulle conclusioni, che le conclusioni limpide di Imposimato era quelle di dire revochiamo l'interesse pubblico che era stato dato dalla precedente giunta Marino. Tutto qua. Questo è il grande scandalo. E qua però loro non possono pensare di farla franca, loro dico chi attualmente guida Roma e anche lo stesso ministro Bonafede, perché dovranno dire per quale motivo non erano d'accordo con una linea giuridica assolutamente perfetta, che non era sottoponibile a nessun ricorso e che sarebbe passata indenne a qualsiasi ricorso, a qualsiasi azione, no, da parte di Parnasi, proprietario dell'area, o della stessa Roma. Dovranno spiegarlo, perché si preferisce un magistrato integerrimo come Imposimato a un avvocato come Luca Lanzalone. Qui è la regia perfetta, manda l'immagine adesso dell'astronave che sarebbe, nel progetto doveva essere lo stadio della Roma, l'astronave a Tor di Valle, ma il professor Paolo Berdini ci dice che questo è dipeso anche da uno scontro tra due immobiliaristi, Luca Parnasio e Caltagirone, due costruttori. È lì tutta la verità oppure no? Che c'è altro? No, credo che non c'è stato uno scontro, c'è stata la forzatura da parte del proprietario dell'area, appunto di Luca Parnasi, che è anche il presidente della società che propone lo stadio, nel imporre che lo stadio andasse nell'area di sua proprietà di Tor di Valle. Io dico sempre che non succede così in nessuna parte dell'Europa civile, cioè se uno vuole costruire uno stadio in Germania, in Francia o in Inghilterra, dove pure sono molto molto insomma a favore, no, della costruzione di stadi di società di calcio, non impone l'area, la discute con l'amministrazione pubblica. A Roma si è imposta l'area di Tor di Valle, o prendere o lasciare. Questo è inaccettabile, cioè la proprietà Parnasi dell'area sull'ex
ippodromo di Tor di Valle, cioè un impianto sportivo, è quella la forzatura, cioè non bisognava accettare, purtroppo l'aveva fatto Marino col suo assessore all'urbanistica Giovanni Caudo, non bisognava accettare l'interlocuzione con chi vuole imporre i suoi giochi. Le città si costruiscono col potere pubblico, appunto alla fine poi ci arriveremo, bisogna tornare all'urbanistica pubblica, basta con la privatizzazione delle città. Le città sono i luoghi in cui tutti noi svolgiamo la nostra vita e dobbiamo svolgerla il meglio possibile, e allora non si può privilegiare un proprietario dell'area per far star male tutte le persone che quotidianamente fanno i pendolari da Ostia o da Civilia e avrebbero trovato la piccolissima Via del Mare sempre più intasata. Questo è un modo barbaro di governare le città. Bisogna, come dire, soddisfare prima gli interessi di tutti, poi c'è spazio anche, perché no, agli interessi privati, ma prima agli interessi pubblici. Professor Paolo Berdini, due riflessioni. Sotto la giunta Lemanno scoppia lo scandalo Mondo di Mezzo e il sindaco Marino con l'assessore Caudo, lei scrive, volano a New York a omaggiare il nuovo presidente della Roma proprio per stilare lì questo accordo del nuovo stadio a Tor di Valle. Perché queste scelte? Per la sudditanza del ruolo dell'amministrazione pubblica di rispetto a qualsiasi privato. Cioè, qui veramente va messo il ragionamento su un piano davvero di istituzionale, no? Come è noto, il sindaco di Roma a livello istituzionale pesa come tra il quarto o il quinto posto più di un ministro, cioè dopo il ministro degli esteri, il ministro dell'economia, prima di tanti altri ministri c'è come ruolo istituzionale il sindaco di Roma. Questo lo dice tutta la letteratura, no, istituzionale. Ebbene, la cosa drammatica dell'amministrazione di centrosinistra diretta da un sindaco integerrimo, perché Marino è stato sottoposto a un fango violentissimo su alcune sue, appunto, supposte furbizie, ne è uscito indenne, cioè ha dimostrato a Roma e al mondo che lui è un uomo integerrimo. Eppure un sindaco integerrimo non riconosce evidentemente il suo ruolo istituzionale e va a firmare il contratto per lo stadio della Roma a New York. Ma scherziamo, cioè semmai, cioè, ammettiamo che io sia diventato matto e sia a favore dello stadio di Tor di Valle, è il proprietario pro tempore della Roma che viene a salire le scale del Campidoglio, non sono io che vado a New York per fare una passeggiata, è il comune che comanda sugli interessi privati. Dico, lei non è stato a New York? No, non sono stato a New York a firmare il contratto per la costruzione dello stadio in quel posto incredibile che è Tor di Valle. Allora, le immagini, perché sempre due riflessioni. La prima è che naturalmente il capitolo 7, dalla corruzione alle tangenti, gli effetti dell'urbanistica contrattata, ma sempre in questo saggio del professor Paolo Berdini, lui mette in luce come a un certo momento la sindaca e i maggiorenti del 5 Stelle lo hanno tolto dalle trattative, perché con la regione e con gli altri enti parlava Lanzalone come se fosse Berdini, e in quella sede dicevano meno male che Berdini non c'è. È scritto, questo viene fuori dopo. Certo. Questo viene fortunatamente fuori quando c'è appunto la giornata incredibile degli arresti e vengono pubblicate le motivazioni, no, dell'arresto di alcuni personaggi, tra cui il Calanzalone, e all'interno di questa lettura veramente terrificante vengo a scoprire che quello che mi era stato detto nel gennaio del 2017, quando appunto l'ultimo momento Imposimato mi scrive non abbiamo più tempo, nei momenti in cui non abbiamo più tempo io vengo a sapere che nell'ufficio del vice sindaco della giunta Raggi, che è anche assessore alla cultura, anche se insomma non sembra,
si è ragionato dello stadio della Roma con la Roma o con appunto la proprietà dei suoli, all'insaputa dell'assessore Berdini. Questo spiega abbastanza, insomma, forse qualche mia intemperanza in quel momento, perché uno non può sopportare questa cosa. Finalmente poi il tempo è galantuomo e nel rinvio a giudizio c'è scritto che ci sono stati tre incontri tra il vice sindaco Bergamo con la società sportiva Roma e con la proprietà di Luca Parnasi, all'insaputa dell'assessore all'urbanistica. Allora capite bene che l'assessore se ne va. E che cosa succede? Che appena dopo qualche tempo viene arrestato anche nel quadro del grande scandalo dello stadio a Tor di Valle, viene arrestato il presidente del Consiglio Comunale di Roma, 5 Stelle. Allora, non è mai successo che ci sia l'arresto di un presidente di un consiglio comunale come Roma, che è la capitale d'Italia. Quindi è il punto, no, del potere, diciamo, civile a Roma, il presidente, cioè il garante del funzionamento istituzionale, viene arrestato e non succede nulla. Non è che ci sono dimissioni, oppure va tutto bene. Se guardate sull'organigramma del Comune di Roma, lo stesso presidente arrestato è tuttora presidente del Consiglio Comunale. Pensate che cosa è successo per difendere una sciagurata invenzione speculativa di Roma. E questi sono gli elementi che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Questo è un libro che dovete leggere, sono 7 atti, premesse e appendice, e torniamo a un tema caro, perché naturalmente, come sapete tutte, le televisioni nazionali pubbliche e private, ma siccome si parla e si parlava dello stadio di Roma, tutte le radio e le TV private ne hanno detto tutte il contrario di tutto. Sicuramente saranno stati esperti di pallone, di giocatori, ma come vi fa notare, comperate il libro, il professor Paolo Berdini, lo stadio di Tor di Valle fa schifo, avrei dovuto far concorrenza a Bezos, e naturalmente cita, pagina 110, anche il direttore Marco Travaglio trionfa nel torneo Tor di Valle, perché nessuno aveva capito il problema, o tutti l'avevano capito, ma pensavano che con lo stadio Roma tornasse la Roma di Giulio Cesare. Prego. Sì, questo è vero, perché molti hanno fatto il parallelo tra lo stadio, che è fatto come un ciambellone, se posso, insomma, semplificare, con il Colosseo, cioè una città che vuole guardare al futuro, a quello dei nostri ragazzi che non trovano lavoro. Non è Roma, ma insomma, a livello italiano noi abbiamo il 40% di ragazzi che cercano occupazione, un record negativo in tutta l'Europa, appunto, ricca. E allora il futuro a questi giovani noi glielo diamo attraverso la costruzione di uno stadio. Lo stadio a Londra ne hanno costruiti 3 di società sportive, sono eventi normalissimi che passano in secondo piano, non se ne discute, perché magari discutiamo della sede di quella straordinaria società che produce quell'innovazione tecnologica, cioè è lì che va puntata l'attenzione e l'intelligenza di una città. È il fatto, perché poi non bisogna sempre guardare solo la parte negativa, ma il fatto che a Castel Romano ci sia un'azienda del segmento medico e sanitario che ha lavorato con la grande Università di Cambridge nella definizione di uno dei tanti vaccini che ci aiuterà in questa pandemia. Ma questa è Roma che va aiutata, non lo stadio di una società di calcio, non la speculazione che c'è dietro la costruzione di uno stadio di calcio. Bisogna aiutare il futuro di questa città, bisogna ragionare in termini, appunto, di benefici per tutta la popolazione, non soltanto per la speculazione immobiliare. Professor Paolo Berdini, quindi anche Travaglio è stato trascinato dal suo impeto a difendere, ma non aveva ben compreso le problematiche dello stadio di Tor di Valle. E altra domanda,
ma lei lo stadio a Roma lo vuol comunque, lo aveva previsto a Tor Vergata, dove sono stati spesi milioni di euro inutilmente, qui la colpa del suo amico Walter Veltroni, che avrebbe dovuto utilizzare quel denaro per far proseguire la metro B da Rebibbia a Casal Monastero, la centrale del latte, per creare veramente un nuovo collegamento per quella parte di Roma abbandonata. Quindi le storie sono un po' antiche, però prima di rispondere, lei lo stadio a Roma, così lo diciamo urbi et orbi, dove lo vorrebbe, se serve uno stadio a Roma? C'è una legge, io ho sempre risposto così, direttore, c'è una legge dello Stato che io da assessore, ma anche come cittadino ovviamente devo rispettare, che dice che le società di calcio possono realizzare uno stadio di proprietà. Quindi io applico la legge. Un assessore che però ha la schiena dritta dice che lo stadio deve andare in una zona periferica di Roma dove può riverberare i suoi effetti benefici. La dico in breve: se bisogna fare uno stadio, bisognerà cercare una zona in periferia in modo che tutto il sistema dei trasporti e dei parcheggi, che sarà obbligatorio costruire e far arrivare 30.000 automobili a vedere la partita di calcio, abbiano l'effetto anche per i quartieri abitati di periferia intorno, che finalmente sotto casa avranno un tram o avranno un parcheggio o avranno il parco vicino allo stadio della Nuova Roma. Questo ho sostenuto io, non indicando localizzazioni, perché non è il mestiere ovviamente dell'assessore. Avrei fatto un altro mestiere, avrei fatto il facilitatore no, immobiliare, però quello era: bisogna portare lo stadio per aiutare la periferia a riscattarsi, a diventare un po' più bella, o diciamo un po' meno brutta di quella orribile periferia che purtroppo ogni tanto incontriamo a Roma. Abbiamo 7-8 minuti finali. Domanda: quindi lo stadio a Tor di Valle non si costruirà più, o ritorna, o potrebbe tornare fuori come il ponte sullo stretto di Messina, che tutti quanti, da Berlusconi a Renzi, ogni tanto rimpallano? No, io penso che con lo stadio a Tor di Valle abbiamo chiuso, cioè dopo lo scandalo degli arresti che ci sono stati, dopo l'arresto appunto del presidente del consiglio comunale, io sfido qualsiasi sindaco a portare in consiglio comunale l'approvazione dello stadio, ma lo vedete, insomma, la sindaca Raggi si era vantata pochi mesi fa di dire che a Natale avrebbe portato la delibera in Campidoglio. Non se n'è vista traccia, perché è ovvio che nessuna persona di buonsenso può portare una delibera di approvazione dopo il gigantesco scandalo che è successo. Poi vedremo se al processo saranno tutti innocenti, io me lo auguro per loro. So di certo che qualche personaggio, diciamo di secondo rilievo, che ha partecipato alla costruzione dello scandalo, ha già patteggiato. Quindi evidentemente qualche piccolo fumus di elementi non proprio trasparenti evidentemente c'è, se hanno patteggiato. E allora siamo in chiusura e torniamo al tema centrale per Roma e non solo, per tutte le capitali. Vedete Milano che sprofonda, l'Emilia Romagna privatizza le città, pagina 128, ritornare all'urbanistica pubblica in un senso reale, come dice il professor Paolo Berdini. L'etica al servizio della città era l'obiettivo di Imposimato, l'idea unificante di rilanciare il ruolo di Roma e con l'idea della città dell'ecologia integrale di Papa Francesco. Ecco, sono due temi che noi vogliamo toccare. Se la regia manda intanto in sovrimpressione i libri di Insolera e anche il libro del professor Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, e poi naturalmente l'immagine di Papa Francesco, perché è un tema toccante per la città di Roma se vuole diventare veramente una capitale mondiale e non la città dei palazzinari. Prego, professor Paolo Berdini. Qua addirittura ha toccato il tema centrale, veramente la ringrazio, cioè
quello di ragionare davvero con il dovuto rigore su come dobbiamo costruire la città degli 80 anni che ci mancano alla fine, no, del prossimo secolo. Qual è l'elemento che secondo me ormai accomuna tutte le città del mondo? È quello del cambiamento climatico. Poi io so bene che adesso da un anno noi viviamo con l'angoscia di una difficilissima uscita dalla pandemia e dunque abbiamo ben altri problemi. Appena però noi avremo chiuso questa dolorosa vicenda della pandemia, noi avremo da ragionare su come una città, appunto, difficile come Roma, che si è espansa in tutto l'agro romano, può tornare a farsi vedere nel mondo come un esempio di buon governo. Allora, di fronte al cambiamento climatico, sarebbe il momento di dire che Roma, visto che ospita, lo dico tra virgolette, nel senso che uno Stato, nello Stato, lo Stato della Città del Vaticano, ospita al suo interno lo Stato della Città del Vaticano, noi potremmo prendere al volo questa intuizione formidabile che ormai ha 5 anni, scritta da Papa Francesco, insomma l'enciclica che riguarda l'ambiente, e che dice che l'ecologia integrale è il punto di riferimento culturale per poter affrontare tutti i problemi. Ecologia integrale non significa soltanto il verde, ecologia integrale significa avere a disposizione un trasporto pubblico ecologicamente sofisticato, come può essere un tram. Ecologia integrale significa, come dice appunto il Papa, avere i servizi sociali sotto l'abitazione in modo che ci sia un paracadute, no? Il welfare sociale che è stato inventato in gran parte nel secondo dopoguerra, che ha dato la possibilità a tante persone di riscatto sociale. Questa è l'ecologia integrale, non solo il verde, ma anche i servizi, i trasporti, una vita. Ma quale altra occasione a Roma, no? Abbiamo tra un po', dovremmo svolgere il giubileo del 2025. Ebbene, Roma c'ha la carta d'identità di dire: noi siamo la prima città del mondo, e che città, se posso dire, perché appunto è una delle città più belle, più visitate al mondo, è la prima città del mondo che si candida a diventare la città dell'ecologia integrale. Vedete quant'è grande la differenza culturale tra chi invece pensava che il futuro di Roma fosse in un povero stadio fatto da poveri speculatori, invece di avere davanti l'orizzonte dell'ecologia integrale. Professor Paolo Verdini, l'autore del libro Lo stadio degli inganni, comunità concrete di Rivia Prodi, quindi il messaggio per i giovani, per i politici, è quello, il sogno di Paolo Verdini è di poter lavorare per creare una Roma sull'impegno, sulle indicazioni, sull'acido di Italo Insolera, di Celerna e di Papa Francesco, per dare una Roma del terzo millennio che abbia veramente le caratteristiche di capitale mondiale? È certo che è così. Del resto, se ci pensiamo un attimo, chi ha tenuto veramente la solidarietà sociale in questo momento difficile dell'anno della pandemia? Sono state tutte le associazioni del mondo cattolico, la prima di tutte la Caritas, che ha svolto un ruolo prezioso in questa città, insieme però a tutti i comitati, alle associazioni culturali, alle associazioni anche politiche in periferia, che hanno aiutato quella famiglia in difficoltà, che hanno portato un sorriso o davvero un pasto a quella famiglia che non ce la faceva. È a quel mondo lì che dobbiamo guardare, mica al mondo della speculazione immobiliare che ha distrutto la città perché ha portato a 13 miliardi e mezzo di deficit che il Comune di Roma purtroppo vanta. Ecco, allora è un cambio di paradigma, dobbiamo far tesoro degli errori, tra cui lo stadio della Roma, compiuti in quest'ultimo anno, e saper guardare al futuro, un futuro possibile per una città che aspetta soltanto un raggio di sole e una possibilità per il proprio futuro. Grazie al professor Paolo Verdini, autore del libro Lo stadio degli inganni. Comperatelo, leggetelo, lo devono leggere soprattutto, lo ripeto, i giornalisti sportivi, così quando parleranno dello stadio sapranno cosa dire, perché è tutto scritto, è tutto documentato e naturalmente noi non abbiamo nessuna remora nel dire che è tutta verità.
Grazie professor Paolo Verdini, ci rivediamo grazie presto per continuare questo percorso informativo senza nessuna censura. Grazie, Lina Narigia, rimanete con grazie. Noi. Arrivederci, grazie.